E buongiorno, buongiorno dal divano di quelle cose lì sessuali. Ciao, si sente tanto la stanza? Aspetta, mettiamo magari il microfono qua. Ecco qui. Cioè, che loro non lo sa, cioè, non lo sapevano, c'ero io, quindi stavi parlando come un pazzo fino adesso. Sto parlando con loro. Ah, i capelli sparati da un lato. Ah, buonasera. Pensavo alla pulsantiera. Benvenuti nella mia live. Io sono il primo ospite di casa tua. Sei il primo ospite di casa. È scomodissimo senza cuscine. Aspetta. Allora, visto che siamo sempre in fase di montaggio cose, oggi ne montiamo una. Dai, cosa? I cuscini. Cosa vuol dire? Devi montare i cuscini, scusa. Bisogna assemblarli. Ah. Prendere il telefono cellulare per leggere le persone che ci stanno seguendo dall'internet. Ah, sì, mi ricordo. Cuscino è per davvero da montare. Non è una cazzata. Grazie. Questo è un cuscino. E adesso procederemo al montaggio. Giustamente le bicchiette. Ah, allora, dov'è che sono qui le chat? Ho preso tutto. Eccole. Porto il preservativo. Stiamo facendo la live dal PC in questo momento. Quindi se fate Metto donazioni su, si sentono. sopra il microfono, ho scrollato il Sei cuscino. proprio un maleducato. Ma quanto è lungo quel cavo lì? Vai a prendere una Ma forbice. perché che cazzo di cane? Tanto va dentro lì. Ma mi dà fastidio che quando ti appoggi con la testa senti. Lasciami stare, No, 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 vaffanculo, cazzo sono di. scritte. Non c'è scritto un cazzo, non Sai è da me forbici. quanto costano questi cuscini? 33 euro. Togli 30. 3 euro. 3. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, la targhetta del lavaggio, ma non c'è scritto una sega. C'è scritto di lavarlo a 60 gradi. Me lo terrò bene a mente. Allora, dove taglio? Taglio qui? C'è No, la linea figa. Non me ne tratteggiata. frega. Taglia un po' più Ma che stretto. palle. Adesso non E saprei ti ha più. detto pure storto, sei uno Non saprei più stronzo. come lavarmi. Ma che cazzo te ne frega? Va dentro lì. I 60 gradi sono rimasti iscritti comunque. Che asmr. Sì, lo so, guarda, sono di giornali. In realtà volevo che me lo davi a me. Chissà Allora, quanto devo tagliare ti però. piace la fedana abbinata? Abbinata cosa? Che Al tappeto. loro non vedono, quindi non è abbinato un cazzo per loro. Vabbè, ma io sto dicendo. Ma che palle, ma pure lui! Quella lì ti inculi però davvero. Il gurli. Ma dove farlo è la disinvoltura? Dall'altra parte, scemo! Eccola, Che vaffanculo. cazzo è che si sia montato? Sai che ti faccio finire di montare Ho quello? girato 6 mesi, ho girato. È abbinata anche i tuoi pantaloni grigio. No, i I suoi miei pantaloni sono sono verdini, verdi. sono sbiaditi ormai perché lavati più volte e li ho pagati È indovina perché quanto? 20 euro. Non mi ricordo. Hai usato l'etichetta, hai tagliato l'etichetta e non sapevi più come lavarle, per quello No, anche che. mia mamma li lava del cazzo, basta. Cosa vuol dire? Anche il tuo. No, io l'ho sbattuto bene, guarda. Restano sempre piumere. Da fare la differenziata. Vado a fare il differente. Ecco qui. Fammi osservare. Il gatto sul tubo. Sicuro di non voler un pangoccioli? Sì. Oh. C'era Keno, C'è c'era anche Nobit? Bisbot, Ah,
Ci sono, c'è sia uno che l'altro. Non lo so, ho visto Gabriel salutare. No, Jenny, dico, tutto, entra, tutto il canale. Al Cartoomix. Ci sia uno che l'altro. Al Cartoomix. Dove andiamo? Al Twitchcons? Sì. Al Twitchcons ci sono entrambi. Però l'inquadratura ci fa perdere un po'. Perché siamo spostati. Più sensata, ma poi vedono la mia ciabatta da fatto... E che cazzo c'era dell'infradito con i calzini? È perché mi sono messo i calzini, però ho detto cazzo sono infradito, però poi ho detto che fastidio, adesso l'inquadratura è inclinata. Vabbè, c'è una cosa che mi dà fastidio, lo so che tu vuoi il bicchiere che sta fuori, ma non era voluto, oh. E no, è dell'altra, era quello che dava fastidio. Dai, anche cioè, a me. Non vedo. Sei un coglione, spostati. Hai fatto un casino. Ah, fa un culo un casino. Non è che si vede Gianni lì dietro. Perfetto. E quindi si imbarazza, devo chiedere. Non è vero, il nome è fanculo. Hai fatto un disastro. Non frega niente. Al Twitch con... Allora siamo io, Fidel, Paco Pegna. Grazie a N, tappetini nuovi, Abre Magica e deodorante appena preso, fa molto chic. Adesso prima o poi partirà, in teoria. Si come sentirà sei? 8 volte, è la subs. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Ma non si sente però. L'hai sentita tu? Si è sentita in live? Io non l'ho sentita. In live si è sentita? Praticamente in live si sente. Ma io lo voglio sentire. Ma frega una sega a me, guarda. Si è sentito. Sì, ma poi perché non metti. Cosa non metto? L'altra schermata? Perché poi non vedo più noi. Come no? Cioè, siamo così? No, lo ingrandisci. Così cioè, si vedrà più piccolo di adesso, ma. Perché cagare questa schermata qui? Vai giù e tira su. Ma tanto che cazzo leggi qui, scusa. Vabbè, le do giusto per le donazioni che qui non le puoi vedere se ci sono. Ok, vabbè, al massimo mi avvicino, ma non era quello il punto, era per il bonus. Vabbè, al massimo, scusa, non si è sentito niente? Aspetta, Morelli, aspetta, guarda. Non c'è il dispositivo. L'altoparlante è quello, bastardi. Ecco perché non si è sentito, bastardi nel teste di fallo. Ecco qua, ecco. Senti adesso che sì, fa sì, brum. Fammi controllare che il computer sia default. Anzi, aspetta, dobbiamo vedere nelle bar audios. Basta fare così. Vediamo. Non si sente, vedi, è finita. Porca di quella porca, guarda. Beh, comunque loro l'hanno sentito. Loro l'hanno sentito, sì, certo. Audio desktop, facciamo gli speakers. Fatto. Senti come... Adesso si è sentito, vedi? Puoi ingrandire ancora di più lì comunque. Grazie Steady! We see Freeman! Ah, aspetta, c'era anche Zach Fain per i suoi 24, che sono 2 anni tondi, si può dire tondi? Beh, non lo so. Ah, sì, mi ricordo! Nick Wozzo per i suoi 6 mesi, Decri per i suoi 15 mesi. Grazie, belli! Però si è sentito, grazie, grazie, mi ricordo, ma non si sentito niente. Parte il counter di quante volte diremo Beppe a Berlino. Cosa stai facendo? Devo sistemare il ciuffo. Devi rasarteli, come me. Te li rasi di fianco così non puoi avere ciuffi. Sai cosa? Ci manca un po' di colore. Dobbiamo... Come si faceva qui? Qui. Che fa sto rumore qui? Fastidio. È una caldaia, Ma dici? Eh sì. Spazio colore, video format. No, aspetta. No, devi fare configura video lì, andava bene. Solo che ti apre l'applicazione, quella della Logitech. Posso mettere i filtrini direttamente da qui, guarda. Mettimi un filtro fico, tipo da Instagrams. No. Correzione del colore. Sentite meglio me che gatto perché il microfono. Perché io sono dietro il microfono. Eh sì, cioè esattamente dietro il culo di gatto il microfono, quindi. Se sentite dei rumori strani, va bene così, mi sono un po' saturato. A me piace.
Inizia così. Così è bello. Così è bello, vedi? Siamo un po' rossi in faccia. È bello. Ma perché l'abbronzatura. Sì, sì, sono stati le Maldive ieri. Sì. Tutto il giorno. Forse tornati. Le mie ginocchia. Adesso sentite bene anche a me. C'è gente che ti segue dal trono. Di spade? No. Il trono del culo, credo. Circul, ci siamo quasi al parto. E vedi? Pure lui. Grazie mille. 9 mesi. Come si sta bene? Buongiorno. Cosa ridi? E fa ridere, non si fa ridere, scusa. Guarda che è un grande classico, senti chi parla. Poi, tutti voglio... gli attori non hanno fatto carriera. Io voglio fare un appello anche in live. Voglio chiedere alla gente se si ricorda quel film che iniziava con i bambini piccoli prima che nascessero, e c'erano tutti questi bambini piccoli che parlavano in questo ambiente dove parlavano, erano tutti... Erano in mezzo, me lo ricordo, anche erano dei bambini proprio che erano, sembravano bambini tipo di 2 anni, in piedi, che però parlavano e sapevano qualunque cosa, esatto, erano... del futuro, del mondo, sapevano tutto. Però quando, nel momento in cui dovevano nascere... Lì si resettava la memoria. E poi da lì partiva il film, con questo bambino si sentivano i pensieri... Tipo senti chi parla, solo sentivano i pensieri. Io mi ricordo solamente quella scena lì, non mi ricordo. E anche io. Ho scoperto quando Giovanni Giacomo nel lutto. Ma non è che magari è possibile che sia un loro? No, erano proprio... No, che abbiamo mescolato magari due cose. No, io mi ricordo proprio bene. Anche io mi ricordo, però boh. Allora, Tia Mood, 18 mesi, grazie. È un inverno muto, è domani, ma a me è da 6 giorni che me lo mostra. Cioè, condividere 10 giorni prima e rinnovare solo il giorno preciso. Perché si sono fumati? No, si pronuncia Aigo. No, non è Babbo Bastardo. No, mi sembra di chiacchierare. È un film tipo dei primi anni 90, vero? Sì, no, ma mi ricordo questa cosa qui. Come si sta bene? Buongiorno! Quindi un bambino magari manteneva... Adesso non mi ricordo se era una cosa tipo la matita semitica. Sì, resettava la memoria del compimento del primo anno o del terzo. Sì, mi pare di sì. Hai ragione. Sì, non era quando nascevano. Non è senti chi parla due? Non me lo ricordo. Forse sai che potrebbe anche essere. È possibile avere questo format al posto della D'Urso la domenica pomeriggio? Ora già in modalità tedesca non ci ho fatto i calzini. Dovrei mettere i calzini bianchi però e i sandali. No, però senti chi parla due aveva la figlia, i cani era senti chi parla tre. Senti chi parla uno, c'era lui. Okay, nel 2 sì, nasceva, nasceva la bambina, che in realtà era la fine dell'uno. Sì. Che la fine dell'uno c'era il twist e invece scusa. Il 3 non sapevo neanche esistere. Il 3 c'erano i cani, sì. Perché senti chi parla 2, senti chi parla adesso. Senti che cazzo. E non ci ricordiamo. È vero che era la mazza magra che doppiava la sorellina? Ma non mi ricordo. Sì. Non mi ricordo mica. Non ricordo perché aveva una voce tremenda in colpo di una bambina piccolissima. Un genio in pannolino. Voglio vedere. Cazzo. Ce lo riguardiamo, eh? Il culo tra un po', fammi vedere. Ostia, non mi ricordo. Non mi dice, però... un cazzo in realtà. Sì, vedi, sì, qui sì. Dove ci sono i bambini super sapienti. Cosa... Io lo ricorderei questa cosa qui. Cazzo, sì! Lui! Voglio riguardarmelo adesso. Come un genio in pannolino. Era un genio in pannolino del 99. Okay, sì. È uno di quelli che abbiamo visto sicuramente in televisione. Sì, sì. E neanche tutto. Perché cazzo lo guardavi? No, dico, cioè, l'hai visto in TV e neanche tutto. Per quello ci ricordiamo solo pezzi. Avevo 7 anni. Ma veramente? C'era Paul Zaza che ha fatto le musiche. E Randy, tu hai visto? Vuoi chi siano?
Potrei benissimo togliere le ciabatte, visto che c'è un tappeto sotto, per non dare fastidio alla gente che guarda questo piede. No, per non rovinarti i calzini, come dicevo prima. L'infradito, a parte il fatto che l'infradito sono una merda. Tu sei un bastardo. E infatti io non uso i calzini. E che ho lasciato le mie pantofole a casa e c'è un freddo cane. Perché senti che arriva dallo spifferino da lì sotto? No, sono io. Sei veramente pazzo. C'è... Ma sei scalino, come cazzo fa? Quanti gradi segnali? 20,6. C'è la fiammetta? La che cazzo ne so, quello non lo vedo. E cazzo, c'hai gli occhiali? Ho capito, non so mica i binocoli. Faccio una foto con zoom. Non è così risoluzione. Beh, magari da qui si riesce. Vi vedo carichi, abbiamo l'aereo alle 2. Non è così la soluzione. Ciao Beppe, grazie per i tuoi 10 mesi. Andiamo a Berlino. Grazie a Radiox per i suoi 13 mesi. Stamattina io sono stato svegliato da una signora nell'appartamento. Ah, sì, mi ricordo. Avevo avuto paura. No, l'ho incazzata. Ho avuto paura io, infatti. Tu devi essere... No, si pronuncia Igor. No, si pronuncia Igor. Non so, gli zoccoli infradito. Io una volta gli ho fatti gli zoccoli infradito, lo sai? Grazie alle bestie sanguinarie. Come? Essendo io falegname. Sì, no, come devi, com'è? Come, cioè. Ho preso una tavoletta di legno. E fin qui. Gli ho messo due tacchetti. Ah, ma non gli zoccoli, quelli bavaresi, sì, mi quelli giapponesi, sì. Okay. E allora ha senso. La corda e ho fatto gli zoccoli. Sì, 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 no, io stavo pensando agli zoccoli bavaresi. Ma ieri ho visto un video su Facebook, di questo qui, quei video di crafting presente, che ha fatto queste scarpe di legno vere. Cioè, ha fatto proprio delle scarpe modellate sul suo piede, di legno però, con sotto anche la rotella per pattinare. Perché? Per un cibazzo. Che ci andava in giro. Tra l'altro le vendono da Medior adesso delle rotelline da attaccare alle scarpe, sono potentissime. 130 euro. Fatto. Dai, andiamo, dividiamo. 130 euro. Uno a testa, io prendo quella col motore. E gli zoccoli bavaresi, quelli tedeschi? Quelli con la punta lì in su, sì, tipo le scarpe di Aladino, ma di legno. Sono olandesi, sono. Olandesi? Sì. La Baviera dov'è? La Baviera è in Germania. Ma è tutto. No, è sotto, è così in Svizzera. Ma anche in... Sono olandesi? Ma secondo te sì, sono olandesi gli zoccoli. Cerchiamo. Anche se l'ho detto sono olandesi. Zoccoli. Olandesi. Infatti trovo solo olandesi. Zoccoli da donna, zoccolo, calzatura, storia. Gli zoccoli sono calzature fatte in legno. Le essenze tradizionalmente utilizzate sono vari tipi di legno dolce, tipo pioppo, salice, acero, olmo. Possono essere completamente in legno o avere la suola in legno. Cosa vuol dire? Moro come Bill Gates con le ciabatte che fanno fiu fiu fiu. Perché fanno fiu fiu fiu? Cosa vuol dire più? Non so, te l'ho chiesto io. Questo no. C'è giù, in Olanda, è proprio andata in Olanda apposta per vedere come si fanno gli zoccoli olandesi. Eh no, ho capito, ma mi sembra strano che non esistano. Ma è una cosa olandese, poi. Ma scusa, l'Oktoberfest non c'è gli zoccoli? No. Come si chiama per delle scarpe. Scarpe, delle scarpe da trekking. Come? Sì. Vedi, le scarpe bavaresi mi trovo queste. Ho capito, ma sono le come si chiamano? Le Crocs. Ma non è vero, figa. Sono le Crocs, ma sono dure impestate. Non è vero. Guarda, cos'è questo? Capito, non sono di legno comunque. Scarpe bavaresi in pelle by German Wear. Niente, vabbè. Vedi, questa signorina qui, vestita così, dell'Oktoberfest, questa qui, sotto, che scherzo, non c'ha gli zoccoli. Ma lei è nuda sotto. Aspetta, guarda che c'è la spiegazione. Scarpe, le scarpe tradizionali chiamate Hornfordshires,
Sono quelle che venivano usate durante il lavoro poiché molto resistenti e stabili. Ah no, eccola quella signorina. Ah, le scarpe di attenzione sono nere e aperte sopra. Ricordano molto le scarpe da solaretta. Ma oggi si può indossare qualsiasi tipo di scarpa. L'importante è che sia comoda. Quindi le Crocs. Le Crocs. Oh figa, io c'ho freddo, mi vado a prendere la felpa. C'è la copertina qui dietro. Ecco qui, ho tutta la felpa. Imbarazzo. Ah, parliamo di cosa serve. Il vostro programma al TwitchCon? Ma non so, non sono mai stato. Domani mattina però facciamo una bella live su Sea of Thieves. Facciamo prima da gatto, dalle 11 e poi da noi dai Thermos. Facciamo mezz'ora e mezz'ora. In anteprima mondiale la modalità arena. Voglio vedere David Hasselhoff. E poi domenica alle 2 andiamo a vedere David Hasselhoff. Jump in my car! Sì. Mi faccio autografare l'iPhone perché ho le canzoni lì. Un vetro proprio di questo sì. Però con un penale non aspetto che si asciughi così. Sì. Tutto. Che bello. Ah, che freddo la felpa perché era vicino alla finestra con gli spippe. Presenteranno qualcosa a Twitch? Con... No. Presenteranno delle nuove feature di Twitch. Guarda, io te la butto lì. Per me il keynote, quello che fanno alle 6 di sabato pomeriggio, cioè di solito il keynote è quello che apre il TwitchCon, oggi lo fanno alla fine giornata del primo giorno, a caso. Secondo me sarà una merda. Anche secondo me. Quindi tocca vedere, allora, quella lì è una cosa che vedremo appena arriveremo, sì. Perché bisogna vedere se sto cazzo di TwitchCon Europa l'hanno pensato come un vero e proprio TwitchCon, oppure l'hanno pensato già come... Già il fatto che siano due giorni e non tre ti dà vabbè, ma quello lì vuol dire anche poco in realtà, però... insomma... Vabbè, comunque... lo vediamo appena arriviamo se è una roba seria o se è una cazzata, quindi... Quello li vediamo appena arriviamo. Ma torno di spade, quando comincia? Mentre siamo... Mica sera. Dai, fatta. Vediamo dal Nau TV. Io ce l'ho un Now TV. Io ah, sì, che con la TV mi ha dato 6 mesi? Mm? Ho comprato la TV. Ah, lunedì. Mi ha dato 6 mesi. Perché lunedì io mattina, cioè la notte tra domenica e lunedì, mi pare. Domenica alle 3 di notte in Mondovisione. Oppure lunedì alle 21:15. No, vabbè, domenica alle 3 di notte, ma aspetta, lunedì doppiato. Lunedì dovrebbe essere doppiato. No, Now TV me lo fa vedere con i sottotitoli. Alle 3, lo puoi vedere alle 3 di notte. Figa, alle 3 di notte dormo, ci svegliamo e ce lo guardiamo. Lunedì ci svegliamo, ce lo dobbiamo levare di culo. Ma si potrà scaricare da Now TV, lo guardi in aereo. Non si può fare. Ah, sì, mi ricordo. Costa un botto e una mezza. Sì, grazie, Sir Alfred. Questo è il Free Mouth. Tutto sub in italiano, il 20, il 22 addirittura in italiano, vabbè, comunque. Ah, ci vuole una settimana per il doppiato. Il TwitchCon è al City Cube di Merlino. Che magia. Che cazzo, guarda. Che video dei sub hai fatto? Quello di House Party. Il problema è che ne ho persi due. Abbiamo registrato 3 video di House Party. Gli ultimi 2 li ho persi. Bene. Quindi ho montato il finale della parte dei Pokémon. È stato all'IFA di Berlino, che storia. Ma no, Jules, io lo guardo subato, eh. Sì, sì. Noi non guardiamo Game of Thrones, noi siamo sempre giusti. Siamo dei giusti. Fammi mettere la situazione ugualmente comodo. C'è il cuscino? Questo divano è veramente comodo, ma anche stare seduti mi piace un po'. Ho cercato nei pantaloni da... Che cosa stavamo parlando, scusami?
Non lo so. Hai video, che farsi video? Vaffanculo. In lavanderia? Ma intendi il posto dove si lavano i panni in casa o la Sì. lavanderia quella dei cinesi? In Perché dei cinesi? tutte le serie TV e film vanno sempre dei cinesi a pulirsi i vestiti, non lo so perché. Ma non è vero. Su Come Mr. Bean non è no? vero. Ma Mr. Bean per forza non esistevano i cinesi. Hai ragione. Porca vecchia. Nello smartino non ho una ricetta del poetico per citare Moro, Anche da dove me è si vanno i complessa. cinesi, dicono. Smartino sceriffo di Rottingham, di Rottingull. Allora? Era Rottingull? Ed è in famiglia. Non era Rottingull su... Su Uomo in calzamaglia? Sì. Sì. Allora, comunque, ogni volta che vanno sempre questo cazzo di fogliettino e c'è sempre un cinese, o un asiatico in generale. In tutti i film, in tutti. Fatto, sarei un po' razzista, E lo saranno diciamo. razzisti loro che hanno fatto il film, cosa vuoi? Io li vedo, sono passivo. Però ti scandalizzi per No, queste non mi cose. sono scandalizzato, ho detto che è così. Guarda te. Infatti il fatto che andiamo nel posto dove hanno inventato il kebab. Ha preso per razzismo. Beh. Effettivamente, però questo forse è meglio non dirlo. È successo lì, poi loro almeno hanno la decenza di rinnegare le proprie origini, a differenza dell'Italia che c'è Diciamo ancora che gente che è felice di chiamarsi Mussolini. Quindi... non pare che ti do un applauso. guarda. Grazie ad Alfredo e niente, me lo fa condividere ora come sempre, ci vuole bene, grazie Aspetti, e però abbiamo il volo. Ma tra qualche ora. Comunque, hanno invitato il kebab in Germania, l'abbiamo Hanno scoperto invitato il ieri. Doner Kebab. Il doner, cos'è il doner kebab? Scusa, È quello quello. tedesco. Perché è diverso quindi. Cosa cambia? Che cazzo ne so? Cioè il doner, da quel che ci hanno detto ieri, è quello Ma con tedesco. la D o con la B? Perché Doner con la D di se era con la D era un bonus. problema. Da me c'è il McDoner. E non l'hanno ancora chiuso. Ieri sera abbiamo mangiato dal McDonald's Sì, alle 11, alle 10 e alle 10 mezza. e mezza, sì. Oh, allora non so se voi siete stati da McDonald's di recente, spero di no, per la vostra salute. Io sì. Abbiamo preso il panino, quello nuovo che c'è adesso, che sostanzialmente è petto di pollo, bacon e salsa e un po' di insalata. Quindi quasi sano. Poi vabbè, sempre McDonald's, però proprio petto di pollo. Oh, tu diresti, cazzo, non sa di una sega. Invece mi è piaciuto veramente tanto. Era tutto merito della salsa che probabilmente mi cade un piede adesso. Mentre vado in aeroporto mi cade un piede e poi lo devo mettere nel Hai metal detto che hai detector. scritto giusto? Cosa ho detto, Devi giusto? stare attento a tu soprattutto. Ma in realtà noi non facciamo quelle stupidaggini di Jules. Scusami, Però ma ti sei ti sembra il preso. tipo di fare quelle cose lì? E Tu sei Veneto gatto. quindi? Di solito le fate. No, cioè, no, no, non è vero. Mozzarella lavoro da McDonald's, ma non da McDonald's. Capito una cosa? Dicevo, una cosa così giusta, nel senso, quelli lì erano chiaramente dei truffaldini, che hanno chiamato McDonald's con la M del Ah, c'aveva McDonald's. anche la M, gli archi dorati. Sì, Allora. ed era passabile di denuncia tantissimo, però il McDonald's, cazzo, fanno una sua linea di kebaberie. McDonald's sarebbe perfetto. Dai, McDonald's. Dall'altro ieri ho visto sì, sempre quel video per la quarta volta di WatchMojo, i 10 prodotti McDonald's che sono andati a puttane. Loro ci hanno provato con la pizza. E sai come l'ho scritto pizza? Ho scritto PI e le M di McDonald's girate. Merda. Esperienza. Il McBub. Un mio compagno al liceo mise l'impronta digitale nello spazio apposito della carta. In breve non volevano farlo entrare in Repubblica Ceca, viaggio di istruzione pensando che fosse un ex galeotto.
Non ho capito. Non ho capito. Cos'è lo spazio apposito della carta? Non lo so. Sto leggendo sotto. More, vediti, non sono razzisti. Saranno bestemmiatori, mangiagatti, polentoni e razzisti. Ma sicuro non so dove farlo stare. che bello che tutti citano i Simpson fino ad un certo punto, perché poi non li hanno più guardati. Per forza. Fa cagare. Cos'è sta roba poi? Chi ne voleva sta roba con i fioretti? Con i fioretti? I fiorellini, i fioretti sono altre cose. Ma non i fioretti quelli che dici... Le faccio un fioretto. Facciamo un fioretto per questo. No. Cos'è che vorresti di questo Twitch permanentemente in... Allora, intanto evitarmi tutti i posti con musica alta. Evitarmi tutti i posti con free drink. Io ti ho chiesto cosa vorresti, non cosa non vorresti. Voglio non avere quella capito, cosa. Dimmi cosa vuoi. Delle stanze silenziose. Sì, veramente un rompicoglione sei. E pagare i miei drink. E cosa vuoi che voglia? Voglio divertirmi, perché tanto lo so, il Twitch con non sarà... Ti ha dato dell'ignorante perché questo è un damascato. Vabbè, te l'ha dato Sion, non conto una serie allora, a posto. Stavo dicendo, ah sì, cioè, dal Twitch che non mi aspetto un cazzo in realtà, mi piacerebbe vedere David Hasselhoff, cosa che ritengo altamente improbabile. Perché ci vedere sarà... magari lo vediamo anche. Fai che ci sono mille posti, sì, no, non ce ne hanno mille posti. Ci sarà o 2 ore di coda, io 2 ore di coda non me le voglio fare. Può essere il Papa che lo saluto, uè Franci! Però non. Sì, no, anche io preferirei non fare 2 ore di coda. Per quanto mi piaccia David Hasselhoff e sia fan di tutto quello che ha fatto, dalle canzoni anni 80, Baywatch al film di SpongeBob. E Supercar? Hai ragione. Infatti era negli anni 80. E Jump in My Car è la canzone di me, di cosa? Boh, poi... Ma io voglio mangiare la roba. Me ne frega un cazzo della fiera, io vado lì per mangiare il bavarese. Quali sono i cibi bavaresi? Ah, la salsiccia. Non siamo in Bavaria. Vabbè, la salsiccia comunque. E le patate. Le patate kartoffel. Le patate, scusa. No, le stavo per comprare ieri... ero lì per il City nel reparto surgelate, c'era questa gamba di patate surgelate da fare al forno, credo il currywurst, voglio io il currywurst, fa cagare il currywurst, come sai? L'ho soggetto, sì. Però era surgelato, allora. Grazie a Dedabus, che attualmente sono i uni che aspetto di fare l'esame. Buona giornata a tutti e tanti auguri a lei. No, grazie mille. Currywurst e bratwurst a Berlino a nord. Ma se non hanno già tutte le info necessarie, comunque, dicono. Ah. A posto. Ci fidiamo? No. Noi abbiamo un fornaio davanti all'albergo. Che coglioni, non ci andrei mai dal fornaio. Ma scusa, la mattina scegli... Un pretzel. Non è che ci sono i pretzel, scusa. Schnitzel. Uno schnitzel. Ma cosa sono gli schnitzel? Grazie bello Rax. Ma scusa, non hai visto il video? Ma non siamo lì. Ah, erano... Ah, sì, cazzo, mi ricordo. Degli stronzi, che follia, attacca di frenzita, schnitzel. Oh, ci guardiamo con Biancaneve gli soliti sospesi, Biancaneve soprattutto, che twist. Cappuccetto Rosso e gli soliti sospetti è un film bellissimo. A mano di sprazzo di caccadura. Maschere, non ricordo più cosa dovevo scrivere, allora nulla, condivido e basta, grazie mille. Ah sì, mi ricordo. Schnitzel. Saprà copyright quella canzone? Bah. Oh, schnitzel! Che furgone schnitzel! Va bene, Jules. Schnitzel! Schnitzel! Che poesia! Io posto che c'è!
E vedono una strega. Ma l'audio sentono. Imbarazzo. Io voglio vedere con questa canzone. Con il tuo reso di ma perché dobbiamo andare? Io non voglio andare nella Berlino, città metropoli, io voglio andare nella Germania così. Dovevi andare in Bavaria. Io voglio essere in Bavario. È Monica di Bavaria. Che la mattina mi sono nel corno per sogliare. Sicuramente funziona così. Schnitzel. A parte che... E a Zappesca sono diventato gold. E non me ne ero neanche accorto. Grazie mille. Probabilmente è più Bavaria l'Austria della Germania. Sì, sì. È vero, però sono vestiti tutti a modino, tutti fit con le braghette. Perché la, l'Austria è sempre testa. Tanto pesca, grazie mille. E salutiamo anche la nipotina di Fumando 98, che ci sta salutando con la manina da un po'. Ma Bavaria la birra? Devi berla la birra, prodotto tipico? Sì, a me è un assaggio, io lo do. Cosa che sia artigianale. Perché? Tutti dicono che la birra artigianale fa cagare, a parte gli fighetti. Dove lo dico? Dappertutto. Che cazzo? L'ho letto io. Anche Edoardo Ferrari ha detto che fa schifo. Ma che cazzo capisce? Edoardo Ferrari è un comico, dice le cose per far ridere, mica per... Ti faceva ridere quando lo diceva. Anche il pagante lo dice che non gli piace pagante, neanche il pagante, ma che cazzo di gente mi stai tirando fuori? Ho capito, allora è proprio la cocaina e quella artigianale. Allora, nessuno si è mai lamentato della cocaina, certo, se la prova a comprare. Sono morto il gatto. Però contenti, soddisfatti o rimborsati? Hai mai visto un tossico che chiede il rimborso della dose? Penso proprio di sì, in realtà. Come? E riceve le coltellate però dopo. Come Giulio Cesare? Sì, lui chiede il rimborso. È così che è finita, ecco perché 23. Tutti i grandissimi intellettuali e sommelier. Fanculo, guarda. E io non ho mai bevuto la birra neanche artigianale. Non ho neanche mai mangiato gli schnitzel, però so che mi piacciono. Poi artigianale, io ho di fianco a casa la birra artigianale primo posto nel mondo per la birra più buona. Io c'ho quello che fa la pizza, campione del mondo di pizza, fa cagare però. Capito, ma perché il campione del mondo di pizza non fa la pizza buona, fa la pizza, fa le acrobazie. No, la fa una pizza alta così e fatta così, cioè olandese, no? Ah, o void. Che come, sì, cioè lunga. Cioè, tipo una baguette schiacciata. Ellittica. Ed è dura come la pietra. Che c'è, no, aspetta, neanche dura. È gommosa. Ma sai quella gomma? Proprio. No, neanche. Cioè, che devi strapparti, ti parte. Se c'è la dentiera, ti parte. Però è campione del mondo. Cosa ne so io? È perché fa le pizze innovative, non buone. Ecco. Sì, ho capito, ma devo stare a ciancicare 8 ore. Così che poi mi viene male addirittura la mascella, una roba incredibile, devo prendere gli antinfiammatori prima di dormire. Che ci vuoi fare? E però lui è campione del mondo. Cazzo. Dicono che è la pinza romana quella, non la pizza. Io che cazzo ne so, lui è campione del mondo di pizza, se dopo fa altro sono cazzi suoi, fa finta. Ma se tu campione del mondo di pizza, poi vai lì e gli giudichi la pasta alla carbonara, magari... Ma capito, lui fa solo quello. Ma cosa ne sai, non è vero, ha fatto la pinza. E poi cos'è la pinza? Pizzeria, non pinzeria. Pinzeria. Guarda che bello. Ma l'ho partecipato in 10. Cosa ne so io? E vanno i cappellacci con ragù? In questo momento c'ho dei noodle, se vuoi. No, non ho qui i cappellacci con ragù. Non ce li ho. Che palle. Ci sono varie categorie per la pizza anche da noi. Ne abbiamo uno. Anche voi avete un campione. Ah, qui io c'ho il campione di quella roba lì. Ah.
pinza. Mi fa troppo ridere la pinza, però. Sembra una cosa di capace a parlare. Passami la pinza. Sì. Perché c'è anche la pinza. Sì, ho preso un rum a figo, ho preso. Al Medieval col 20% di sconto. Si chiama Gianni, se volete ve lo faccio partire. Ma perché mai? Che idea del cazzo, non lo fare. Perché? Perché fa casino. Vabbè, dopo lo rimando, lo vedono almeno. Ma fa casino comunque. Puoi metterci la musica? L'MP3 sarebbe bello. Parla in italiano, non so quando, ma può parlare in italiano. La prima cosa che fa è andarsi a schiantare. No, per... no, no, no. Si è rotto. Ok, aspetta, io sono pratico. Perché, come sapete, io in questa casa non ci passo il tempo. Non funziona niente. Svilito. Ha fatto di cantare però. Aspetta, ok. E se io tocco qui adesso, ok. Termina operazione, no. Termina operazione, termina ora. Come faccio a tornare, farlo tornare a casa? Non si può? No, non puoi dire, fare tutta la stanza. Però guarda, se lo perdi suona. Ma sono terribili. Ma come fai a perderlo poi? Scusa. La trova Gianni, c'è scritto. L'ho trovato, basta. Ti premi il bottone che c'è con la casetta. Che miseria. Tecnologia mi amena. Che bel suono, facciamo un jingle per ogni cosa? Cos'è la trasmissione? Si guarda in giro. Sì, però cazzo, se non c'è la luce non sa dove cazzo andare, eh? È un disastro. Quando ci mette ad arrivare? Nei suoi tempi. Porca miseria. È ancora qui? Comunque appena... lo si sente che fa un casino cane quando si svuota. Sei infilato? Aspetta. Non vedo. Vedo dalla webcam. Senti, È troppo! Non sento! Cosa? Non sento! È molto silenzioso, Sei pensato di più il padrone alla casa? Farò una recensione. Il problema è che gli ho fatto pulire solamente un pochino saltuariamente, no? Abbiamo deciso per quella versione lì, perché c'ha il cassettino che si svuota e per i peli di Sif è molto comodo. A casa l'avevo fatto vedere l'altro che ho comprato, quello che ho a casa, che ho regalato a mia mamma. Quello della Samsung. Un video dice proprio. Forse in qualche weekly. Sì. Allora, il problema di quello lì è che pulisce bene, per carità, però c'ha uno scatolotto grande così. Con Sif lo scatolotto si riempie subito praticamente e quindi ti fa una sola stanza e si ferma per sempre finché tu non lo svuoti. Allora io ho pensato, visto che noi abbiamo Sif e tutto quanto, quel coso lì mi pulisce casa, si riempie lo scatolo, si va a svuotare e poi riparte. Però cioè, l'ho comprato in fretta e furia perché il 20% di sconto era una cosa molto golosa. E basta, lo devo ancora provare ben bene. No, non ho quello di Darth Vader, però è la forma è uguale. No, i peli non lo fanno incastrare. Vabbè, adesso vi faccio vedere come funziona. I peli di quello a casa mia si incastrano i capelli perché si arrotolano. Qui non può succedere e vi mostro anche perché. Poi non so se sia efficace o meno, Al massimo si chiede il rimborso. Abbiamo un mese di tempo. Si è rotto? C'è un salvadanaio dentro.
Boh, vabbè, adesso vediamo. I grandi soldi. Guardate, c'ha praticamente queste due spazzole che sembrano tipo in gomma, non so, che girano su di loro così e cicciano dentro. Non so bene come funzioni qui la situazione, non me ne intendo. Hai visto? Questo devo capire come. Ma c'è una chiave dentro. I suoi ingranaggi. No, aspetta. C'è una chiave per davvero? Come c'è una chiave? È una chiave di un lucchetto. Credo sia una chiave di uno dei cancelli elettrici. Sì. Porca puttana, guarda. Il sistema di... Beh, direi che è abbastanza efficace se ha tirato su questa. Ma... Beh, figa. Almeno non la perdi. Sono come portachiavi? Sì. Bello. Abbiamo anche scoperto una cosa nuova. Sì. Grazie a San Michele per i suoi 4 mesi. Beh, almeno abbiamo scoperto che tira su anche cose un po' più grandi. Ah, sì, mi ricordo. La chiave del baule del tesoro. Chiedono il modello. I7 Plus. È costosissimo, ragazzi. Costosissimo. Vorrei qui. Infatti non ve lo consiglio per adesso perché non l'ho ancora provato a modino. Due mobili, moro, non li fa montare. Dai, montami qualcosa. Un sacco di sta roba. Cioè, sarei anche capace. Ma vabbè, capito, tutti sono capaci. È una cazzata, mobili che... cioè, no, montarli... Ci gira Softis. Se sì, appenderli che è una rottura di coglioni. Tu devi essere Igor. Grazie a Litio, per i suoi 13 mesi. Ah, Igor. Ci gira Softis. Vabbè, un i7. Sì. Sì. E sì, anche alla grande. Eh sì, costa un botto, costa. Ma infatti, appena ho visto gli sconti lì da Medievo del 20%, è parecchio goloso come sconto per certe cose che... Poi adesso sicuro esce la versione nuova, me lo tirano nel culo. Spero di no. Sì sì, ho comprato anche Moro. È vero che c'è anche quello della Xiaomi. No, no, ma allora, in realtà quello mi attirava anche quello della Dyson e mi attirava anche altre versioni con le spazzole e con le setole, perché quelle ripuliscono molto molto bene. Ne ho visti parecchi, l'unico motivo per cui ho scelto questo è quel motivo lì. Coi peli di Sif si riempie facilmente, si svuota e riparte. Solo per quello. La decisione è stata presa tutta lì. Integrato col divano. Poi è chiaro che non ti sostituisce il lavoro manuale, però facendo almeno una passata al giorno aiuta molto. Guardate che Sif semina peli come se non ci fosse un domani. Ah, vi posso dire quanto dura la batteria? 1 ora e 25, perché l'ho fatto andare mentre ero qui con Sif l'altro giorno. Però vabbè, cioè Sif è stato qui 2 ore, non è che abbia sporcato così tanto. Ah, è un po' confuso. Io più che altro, sai cosa? Mi chiedo come l'abbiano portato qui questo divano. Secondo te l'ha portato smontato? Ma anche se c'è tutto questo elettrico, lo smontano, come funziona? Sì. Ma si monta il staffare. Perché come cazzo lo tiri su, cioè montato? Non lo so. Si hanno fatto la casa attorno. C'era uno che lo teneva. Sì. E gli altri hanno costruito la casa. L'hanno montato e hanno fatto una live mentre lo montavano. Forse si divide in 3 sezioni, anche io ci ho pensato. Sì, penso di sì. Però non ho mai visto un divano elettrico in vita mia, non so come funzioni.
Infatti questo qui per me è il futuro. C'era prima che i divani letto li smonti tutti. Sì, però quelli so come sono fatti perché li ho montati. Non ti vedo più, sono dispiaciuto. Perché la comunità ci ha sopraffatto. Il fatto di divani, l'unica parte che non mi è assemblata è quella elettrica, il resto sono pezzi che montano sopra. Eh sì. E quello di divani e divani, tra l'altro, ho scoperto. Cioè, l'ho scoperto perché c'è una targhetta di divani e divani lì dalla tua parte. Ormai. No, divani e divani, basta. Non credo, Kleinbitz. Beh, contagare che è già più probabile, ma non credo sia molto sicuro farlo. Qua no. Gli artigiani della qualità. Oh, allora, io non ho mai visto un divano di marca. non lo so. Ma quali sono i divani di marca? No, beh, la Ale c'è un divano bellissimo a casa, però non so di che marca sia. Cioè, è bellissimo, è comodissimo, non l'ho mai visto senza lenzuolino su. Anche il mio divano è spettacolare, però che cazzo ne so di che marca è. Io ho avuto solo divani letto Ikea a casa. Per carità, comodi, ma non così. Cioè, questo qui è comodi, è veramente tanto comodo, vaffanculo. Nuova idea per Space Valley. Cosa? È comodo il divano? No, sei di marca. È più comodo quello di marca. Stasera live? Non lo so. Dobbiamo vedere come cazzo siamo messi. Boh. A fare le cose. Vediamo. Una real virus. Sì. In affitto una casa, sì. E il divano era incluso? Eh sì, il divano era incluso. E questo è il finale segreto di Porzia. Se vuoi vedere dei divani di marca, guardati quelli Visionaire, 200.000 euro di divani. Ma cosa? C'è un memory foam? No, fa un culo. Non mi hai fatto sentire il materasso. Dopo te lo faccio sentire. Grazie. Ma probabilmente sì, giusto, infatti. Faranno delle grandi scorregge. Anche perché oggi dovevo andare lì. E andare a prendere i badge, andare alla loot cave. C'avevamo un pochino di roba da fare oggi. Quindi, non lo so, vedremo. Siccome hai comprato la casa ti regaliamo un divano super figo. Che cazzo. Schnitzel, che poesia, è un attacco di euforia. Schnitzel, non la so più. Bravo, Schnitzel poi. Siamo veramente impegnati, sì. Eh sì. Con l'affitto del divano ti diamo la casa. E credo che questa è una baracca di soldi, questo divano. I divani di Romagnoli? Non è vero, i divani di Romagnoli. Cazzo ne so, in Romagna io mangio il ragù. Non so. Si fanno i francesi i divani? Perché c'è... Cazzo vuol dire che li vuole fare? Scusami, dove sei qua? È Chateau d'Arax, non è francese. Potrebbe darsi, sai? Le Roi Merlin. Leroy Merlin! Ti vedi un po' meglio a me. No, mi ha compresso tutto, ero troppo steso, mi ha compresso tutto. Eh sì, perché in realtà è comodo, ma ti devi mettere apposito, un po' come i controlli vocali dei telefoni di una volta, no? Che devi dire per forza quello, se sì. Non capiscono un cazzo. Vabbè Mauro, ma se ce lo gode finché funziona. Pensa che questo qui, quando sono arrivato in questa casa, era rotto. Ah. La parte tua. E quindi? Non funzionava. Il tasto. Sono venuti a ripararlo, sai cos'era? Mi si era staccato il cavo. Dentro però,
ovviamente non quello della corrente, che ne hanno due di cavi della corrente. Io non so che fare, c'ho la ciabatta qui per forza, perché sennò mi si attaccano entrambi. Puoi mettere una multipla direttamente anziché tutta la ciabatta. Non c'è arriva il secondo cavo fino al primo. Allora sono stronzi per davvero. Io non so, uno progetta un divano, ma fallo a modino. Non lo puoi mettere questo divano qui, non lo puoi mettere neanche attaccato alla parete. Ma in realtà sì, perché se tu vai a vedere, si sposta in avanti. Non vedevo, perché prima ero più indietro con la testa, scusa. Non sono a livello? No. Beh, quello lo fai, si sposta. Di poco, però... Poltrone su fare. Vedere dal sito dovrebbe essere il diesis a partire da 3600. Cosa vuol dire a partire da 3000? Che può costare di più. E perché? Come? Perché magari c'è il diesis 3 posti, il diesis 4 posti, il diesis con no. Il do diesis, il fa bemolle. Complimenti, grazie. Che peso di buona la prima che sto vedendo. Buongiorno, capo. Tra l'altro, gli altri sono già in aereo. Sì, però alle 7 si sono tirati su dal letto e sono partiti, ma col cazzo. Cazzi di merda. Esprit mi sa se è svegliato prima di tutti, proprio perché aveva 2 ore di macchina da fare. Porca troia, ma io non lo farei mai. Ma perché devo andare dalla sorella? No, lui sì. Ma a questo punto lui poteva partire un giorno prima. Poteva partire ieri sera, scusa. C'era l'esame ieri sera. Che sfiga, cazzo. Vabbè, che gli ha dato un'ora di merda, quindi... No, dai, ma che dispiacere! Dimmi una buona notizia su Esprit, per favore. Ma ieri era una giornata terribile. È stata una giornata di merda per tutti. Ieri è stata una giornata tremenda. No, allora, io preferisco magari parto il giorno prima tardissimo, arrivo e dormo, piuttosto che svegliarmi all'alba e viaggiare, poi dopo tutto... Vedrai stasera che manica di... Noi siamo arrivati prima, se tutti... Non lo so se preferirei... Invece probabilmente preferirei... Albeggiare? Sì... Cioè tipo, se ieri sera ti venivo a prendere, andavamo in aeroporto a prendere l'aereo, io avrei preferito. Ma... Poi dormivamo un po' di più stamattina lì, ci svegliavamo alle 10, però eravamo lì. Sì. Beh, dipende, perché dipende più che altro da dove cazzo devi andare. Con un'ora e mezzo di viaggio sì, sarebbe stato più comodo. Come, chiaro, sì. Perché gli aerei non sono i treni, ce ne sono 2 in tutto, quindi... Non è vero. Beh, sì. Cioè, non è che hai molta scelta... Allora, non hai molta scelta se vuoi viaggiare giustamente senza spendere un capitale, ma in realtà ce ne sono un sacco. Sì. Poi no, noi abbiamo guardato giorno per giorno per non spenderci una notte in più in hotel, ma credo che ieri sera ce ne fossero. No, non ce l'ho manco guardato ieri sono un po' stronzi, effettivamente. Per me la dimora felina nuova è molto fredda. Non è vero. Cioè, vabbè, io sono abituato con casa mia che non tengo le temperature alte. No, però molto bellina. È vuota, è un cantiere in questo momento. In attesa che ci metta. Hai ragione. Porca troia, guarda. Stanno apprezzando i miei piedi, sono tutti feticisti. Apprezzo. Il mio naso di merda. Ci tengo i piedi io. Sì, sì. Ho russato questa notte. Che cazzo ti ha sentito? È in camera mia? Capito? Facci... Scusa, non ci tieni? Sì, io non ti ho sentito. Va bene. E io ho russato? Che cazzo ti ho sentito? Ero in camera mia. Non è vero, sei nel mio salotto. Io odio il mio naso, vabbè. Ti ci tiro un pugno. No, ma non sì, è sono fit cisti, bravo. Oh, di cosa? Allora, c'ho
Questo è anche un po' una seduta dello psicologo questa. Ma te sei veramente un coglione, però lasciatelo dire. Sei pazzo, c'è il mio telefono qui. In cuscino? C'è la merda. E niente, cominciamo? Ma sì, tanto pulisce Gianni. Non lo butto nel tappeto. E poi sì che pulisce Gianni. Si vede un po' così. Comodissimo, è terribile. Non la fanno stasera, la fanno. Perché Marco è in ospedale. Sì, sì, gli hanno sparato. L'ho sparato e quindi deve andare dall'otorino. Hai sparato che l'orecchio. No, perché gli ha sparato più all'orecchio, quindi ci sente poco adesso. Com'era ora? Mi ha sparato Marco? Sì. Okay. Hai visto poi lo su Twitch? Non l'ho finito. Non finirò di vedere. Com'è possibile? Scusa, per 10 minuti? Ma perché stavo guardando altro e dopo mi sono messo a guardarlo, solo che il treno ha recuperato un po' di ritardo e ho detto merda. E poi mi sono dovuto preparare, non me lo sono finito di vedere. Che poesia. Parlo con un dente, va nell'otorino, gli ha sparato in un dente, Hollow. È sbagliato. E perché gli è arrivato in gola poi? Otorino l'ha ingoiata? No. Otorino in basta. Vogliamo con Reinhardt! Sì. Ho dovuto scaricare l'applicazione. Pensa che ho tutte le applicazioni di tutte le cose, guarda. Perché ho viaggiato con tutte, mi manca allora ciò. Lufthansa. Sì. Jets. Sì. British Airways. Qualcuno mi ha mandato. Airways, quando mi hanno mandato al Twitch, infatti è l'unico viaggio che ho fatto bello. Poi c'è la Swiss Airline, Swiss Airways, EasyJet appunto, poi c'è la Southwest, che è quella interna americana, la SAS, cos'è la SAS? La SAS è chiaramente la Swedish Air Citizen. Ah, la SAS è quella della Star Alliance, che è quella lì della Swiss. E poi adesso c'ho Ryanair. C'ho l'applicazione di Twitch, guarda, ce l'hai l'applicazione di Twitch? No, era lì in mezzo. Funziona anche per quella Europe? Non lo so. No, Twitch con 2018 ho descritto. Molto bene. Ma devo sistemare i calzini. Per noi sono un ninja. Giochi a Fortnite? Sì. No, 26 ottobre. Non credo sia il Twitch con che vogliamo noi. Bene, complimenti. Quindi abbiamo capito che non sarà come il Twitch con americano. Neanche per il cazzo. Ryanair è una delle compagnie peggiori. Bene! È vero? No, aspetta, noi ci usiamo Ryanair oggi, non Lufthansa. Lufthansa non è la decima azienda al mondo che inquina di più. Le prime 9 sono aziende di carbone. Porca, com'è possibile? Quando fanno carbone degli orfetti. Sì. Pensate che per mettere le valigie, il bagaglio a mano, abbiamo dovuto pagare 20 euro a testa. Sono tanti, 20 euro a testa. Ma più che per il bagaglio a mano. Perché fai pagare il bagaglio a mano è proprio da stronzi, scusa. Perché come bagaglio a mano ti vedono solamente lo zainetto adesso. E in realtà il bagaglio a mano per me è sempre stato quello. Lo zainetto era un extra. Sì, era una borsa. Esatto. Mister Filo, siamo a 10, grazie mille. Cazzo, 20 euro sono tanti soldi. Ma quanto abbiamo pagato? Ah, sì, mi ricordo. 60 euro. Non mi sa che 60 euro era il volo, più i 20. Sì. Poi beh, abbiamo scelto il posto, quello lì abbiamo pagato extra, ma perché tu non hai mai volato per star vicini. Sì, siamo i piedi, tieni la manina. Sì, ma te la tiene l'ale, io sono il finestrino. No, io sono il finestrino. No, io sono il finestrino. Sì, è la prima volta che volo. Ma io ho scelto il posto il finestrino. Ma non sei, che fammi andare il finestrino? Non vedo sopra, nel senso. Così. Facciamo una gabola,
mi metto in mezzo io tu al finestrino. Sbagliamo tutti i posti, sbagliamo. Devo fare le foto, devo fare la prima volta che volo in aeroplano. Il selfie? Sì. Io non ho vloggato oggi. Non mi prendo la telecamera. Io non sarò a vloggare dopo. Io non ho vloggato ieri. Quindi ci sarà il wifi con un buco. Sì. È vero che non t'ho mai visto con il cazzo in mano. Per fortuna, eh sì. Chiedono se per il viaggio portare qualche gadget tecnologico. Sì, adesso ve lo dico. Buongiorno Moro! Cosa ci fai nel mio salotto? Sono il primo ospite nella casa del... Hai sentito che non ha suonato? Il bibibibi. Bravo! Stiamo facendo la live in maniera veramente comoda e tra un'ora partiamo. Hai visto, sono bravo a vloggare. Non spreco batteria, chiuso. Schizzen! Questa è la cosa nuova di gatto, sì. Un po' di fra... No, comunque ti sto dicendo che in frigo c'ho il rigotto e i funghi. Il rigotto e i funghi? Il rigotto e i funghi. Due porzioni di rigotto e i funghi da fare al microwave. Una porzione di rigotto alla zucca da fare al microwave e dei cheeseburger da fare al microwave. Vabbè, quindi già sono una schifezza di base, quindi va bene. Però il rigotto si trova. Delle Kinder Pinguì, delle Kinder fettallate. Non credo che me lo stai dicendo poi. Non vuoi? Ah no. Io sì. Però no, ho paura che dopo... Già mi sono svegliato, sai, con un po' di situazione. Ah no, io sono, aspetta. Che c'hai? Ma i cazzi? Sì. È vero che ti puoi rinnovare da telefono? Grazie. No. L'iPhone non si può. È strano. Dicevano, porterei qualche gadget tecnologico? Allora, io viaggerò ultra leggero. Nel senso che viaggerò con il mio zainello. Lo vado a prendere, lo mostro. Schnitzel! Guardate i coglioni, guarda. Penso che lo arrivano in Germania. Immaginatevi, voi in Germania gatto che ogni 5 minuti urla Schnitzel e si girano i tedeschi che lo prendono poi a sberle, naturalmente. Cazzi, Gabriele. Anche il Kinder Pinguì al microonde, sì. Credo sia quello il suo intento. Intanto ci farò anche un video sul mio zainetto da viaggio. Allora, intanto il mio power bank. Hai un cavo marrone? Sì, per caricare il power bank. E questo qui è quello di Star Wars. Solo che c'è solo questo micro USB, perché non c'ho niente. Allora, prima di tutto il mio power bank da ampere. Esatto, sarà neanche 10.000, sarà 8.000 mAh. 4.002 mi sembra poco. Beh, non può essere perché c'è tutto il volo per per la carica. Sì, vabbè. Comunque, questo qui è per l'Apple Watch perché c'ha il cazzillo, vedete? Cazzillo, poi dopo c'ha l'USB per caricare anche il telefono. Però io in generale lo uso solamente per l'Apple Watch e in caso. Per caricare anche il telefono, perché si caricano contemporaneamente, quindi ci attacco qui un chiavetto USB che in realtà ho lasciato un po' in giro perché devo fare anche un po' di ordine nella mia azienda. Cos'è il cazzillo? Eccola qua, vedi, guarda, questo qui è un cavetto cortino, quindi su, per tenermelo un attimo. Questo qui si attacca qua, sul comodino, Apple Watch, iPhone e si ricarica tutto. Poi vabbè, è una situazione un po' esagerata, non è che è una cosa normale. Cavo USB-C, poi dicevo che viaggio ultra leggero perché ho portato via solamente questo trasformatore qui, che è piccolino e carica un po' tutto con l'USB-C. Metto questo qua, poi vabbè il trasformatore per il Mac con cavo USB e l'Ethernet. Questa pratica borsina portacavi è una roba fatta così. Poi
Mi porto via la smart case la smart case. per l'iPhone. Non è una cosa che userò sicuramente, però sai, portarla via non costa un cazzo. Tu devi essere Igor. No, Per si i viaggi pronuncia lunghi, Igor. schifo non fa. Beh, che tanto in aereo adesso non è che No, si infatti scarica. era solo per il cavo marrone perché sembrava defeccato. Mica... Sì, che poi era bronzeo. Sembrava Marrone. defeccato, era. Poi ho la Switch. Questo, che molto probabilmente non mi servirà, è quello lì con tutte le prese del Ah, mondo. ok. È che c'è anche questa cosa qui per la tedeschia. Però non sono così sicuro che tutto vada bene. Oh, me lo sono portato via, tanto anche questo è una roba in più. Dei fazzoletti per il mio naso. Il Gaviscon per la mia pancia. Il Novago per Morelli. E questo tu te lo prendi, sennò muori. Io te lo dico. Sai. Cosa adesso? Il Gaviscon in pastiglie. Che è una merda, è terribile. È una schifezza unica. Però l'ho comprato e mai me lo tengo. E poi dell'Imodium. Ok. Poi iPad. Lo stesso appunto Ah, che dell'Imodium. mi si è tutto rovinata la cover lì per via di questo cazzo di coso in acciaio, guarda. Vedo sui controluce. Adesso vedo, grazie. Perché mi metto magari in modalità aereo, così risparmiamo batteria pure qui. Lascio. Allora, bastardo. Tanto, vedi che dura abbastanza la batteria. Ho Chi è? ricevuto una donazione da Lorenzo Ulz. Non leggo. Mi è appena arrivato Mario Odyssey, la cosa figa è che la Switch mi arriva settimana Ma prossima. che Molto cazzo? bene, grazie mille. E grazie mille anche a Dika per i suoi 17 mesi e Kleinblitz. Non ricordo nemmeno quanto sono passato a dire che... quanti mesi sono? Ok, sono 26. Il tronco cefalitico comprende parti del sistema nervoso centrale con diversa origine che in senso era... Non ho capito, però grazie. Ma perché è pazzo questo? Ma... Ok. Poi... vabbè, il Mac. Non ho visto stare nessuno steso a gambe incrociate. Non so cosa dirti. Il Adesso... Mac che ho portato più per sicurezza, nel senso che se devo fare un backup alla No, sì, telecamera. infatti probabilmente so che non ho la mia telecamera, però ho la mia reflex Sì, perché insomma. ho 32 giga di memoria che dovrebbero bastarmi. Esatto, Però cioè metti più che ti strocco visto che era il... leggero, l'ho Sì. portato Cioè, via. in realtà ti strocco, mi basterebbe scroccarti il... No, in realtà no, perché non ce la devo fare. No, mi basta il Se vuoi. cartellino quello con le USB. Sì. Non ho fatto una serie neanche di quello, la reflex la posso collegare al telefono, sono stronzo e basta, a posto. E ovviamente le cuffie antirumore essenziali per un viaggio come questo. Anche io. Le provate queste tu? No. Puoi provarle. Cioè, mettetele bene, figa. Non è mica partita, sai. Perché non sono attaccati il Bluetooth? È finita! Una roba dovevano fare, le cuffie non vanno? Bluetooth. Mi PCX. danno tranquillità queste cuffie. Che Silenziano, paura, mi sono cagato addosso. Il pazzo è che... eh. Mi senti? Moro? Moro, mi senti? Moro! Sì. Eliminano il rumore. C'era un modello quello più economico in offerta questi giorni su Amazon, mi pare. Aspetta che mi è arrivato
Ultima chance per avere i tuoi biglietti gratis per il Twitch con Europa 2019. Share con i tuoi amici e ottieni soldi indietro. Te va tra me, prova a guardare. Non me lo cazzo. Comunque, queste sono, pensate che queste sono le migliori cuffie antirumore che abbiano mai fatto, ancora oggi, e non se le caga nessuno. Saranno, ti dicevo, queste lì perché sono un modello che costa di più, vero? In che senso? No, non costano più, non costano più così tanto, eh. Cioè queste sono il modello di 2 anni fa. Qui. Eh? Quando hai pagato, c'è il 200 mi pare. Sì. No, c'è, c'è un modello tipo da 100... 50 sempre Sennheiser con l'eliminazione del rumore, così. Ok. Questi giorni erano in sconto, mi sa che sono arrivate addirittura in sconto a 99 euro. No, allora, questi qui sono modello vecchiotto, le PCX 550. Perché mi solleticava l'idea di prendere quelle nuove della Sony, no? Le hai viste, le XM1200? No. Adesso non mi ricordo più come si chiamano. Vabbè, la Sony ha buttato fuori queste nuove cuffie. Adesso non mi ricordo se la dicitura è quella. Comunque, delle nuove cuffie antirumore. E tutti dicono che siano le migliori in assoluto. Ed effettivamente sembrano le migliori in assoluto, meglio anche della Bose. La questione è: nessuno fa più comparazioni con le mie cuffie, perché le mie cuffie hanno ormai 2 anni, no? E non sono mai più state aggiornate. Il punto è che le comparazioni invece che ho visto tra queste due cuffie proprio, tra le mie e quelle nuove che costano 320, quanto costano? Allora, quelle nuove che costano 322, le X550. Allora, le mie costano 322, però le trovi sicuramente a meno, perché le scontano veramente un botto. Non le ho pagate così tanto io. No, le Sony, quelle che ti dicevo io. Comunque, aspetta. Sony, non mi ricordo, forse quelle M3, no? Quelle lì, ecco, queste costano appunto 326 e sono uscite quest'anno. L'unica cosa figa che c'hanno è che c'hanno USB-C, si ricaricano velocissimamente e se appoggi la mano su un padiglione ti toglie l'audio, quindi puoi sentire le persone semplicemente facendo così. Però dicevano che come qualità del suono, potenza e tutto quanto sono meglio le mie. Nonostante siano dei modelli vecchi. No, allora, le mie adesso abbiamo appena visto su Amazon, non sono in sconto, sono, costano comunque no, 300. No, ci sono queste qui. Ce ne sono altre anche di Sennheiser. Amazon Choice, non sono sicuramente come le tue, però adesso sono scontate da 199 a 119. Le Sennheiser HD 450. Sì, per quelle lì sono grossissime. La cosa comoda delle mie, sì, sono più grosse, è che sono mie piccoline. Sì, sì. Cioè, io infatti me le porto via senza custodia. Poi, volendo, nella custodia ci sono anche tutti i cavi e tutto, ma usandole io in Bluetooth, guarda, cioè sono piccolissime. Si accendono così, si spengono così, te le tieni sul collo, sono molto leggere. Per viaggiare, ovviamente, sono proprio cuffie da viaggio queste qui. Non le consiglierei per ascoltare la musica a casa, anche perché qualitativamente le cuffie con eliminazione del rumore non sono ai livelli di cuffie senza eliminazione del rumore. Grazie a The Gamer per i suoi 12 mesi. Tanto le Sennheiser fanno anche buone cuffie da gaming, in realtà. Le cuffie ad eliminazione del rumore, le cuffie a eliminazione del rumore non funzionano, cioè non sono buone per ascoltare la musica. Cioè, sono buone per ascoltare la musica, ma non arrivano ai livelli di altre, anche a parità di prezzo. Esatto, Morse, esatto. No, ma in realtà le uso da anni, eh. Sono 2 anni che ce le ho io. Cioè, non è una novità, io le uso veramente da tanto tempo. Durano 30 ore, e vabbè, c'è il controllo di touch. Non sono buone, dice Guglio, per quelle Sennheiser che ho detto, quindi... Non lo so, non le conosco. Non ti poggiare così, dicevano, che mi rompi tutto il meccanismo. Bravo, anche l'altra. L'altra è poggiata qui. Vedete tutti insieme o vi beccate tutti a Berlino? No, io parto dopo, vi piatto. Sì, sì. Lui chiude casa.
No, gli altri sono già partiti molti. Ah, ho preso anche le AirPods 2. Devo dire, c'è un miglioramento rispetto alle AirPods 1. Adesso le ho provate, cos'è, una settimana, due. C'è un miglioramento, ma non vale la pena il cambio. Quindi se avete le AirPods 1 e funzionano, naturalmente non ha senso cambiarle. Non lo fate. Sì, ne hanno fatte tre versioni, no, due. Due versioni, quelle con la ricarica wireless e quelle senza. E in più la custodia wireless a parte. Sì. Quindi se proprio volete la ricarica wireless, no vabbè, ma non so quanto sia sensato. Cioè a sto punto aspetti, ti compri il cuffio nuovo più avanti. C'è un modello nuovo. Cazzo, è vero che calibra dall'aereo oggi? Eh sì. A che ora, lo sai? Sarà un'ora dopo di noi. Ah, dopo di noi loro, è vero? Loro arrivano, non credo, sulle 4 o le 4 e mezza. Vero. Dopo li scrivo, li mando tutte le foto, tutto che lo faccio cacare sotto. Informazione. Thank you! Il dottor Catapecchia, lo sai tu che gli cinesi mangiano solo mele? Sì. Perché ho letto Shaman King. Sì. Non era proprio quello. Io adesso sono qui e non voglio di rialzare, sto qui. Mancano 20 minuti alla fine della live. Pillolina della felicità? Non so se Karim si sia procurato. La cocaina, dici? No, il Novago. Quello che devi prendere tu, perché sennò mi fai il cagacazzo così. Così tutto, che non, neanche perché lo spazio tra un sedile e l'altro sarà questo e tu sbattendo la testa. Fermissimo, immobile. Che poi mi fa veramente ridere. Ostia, mi è scivolato tutto qui. Mi fa veramente ridere che negli aerei c'è il sistema di sicurezza, no? Sai, i foglietti. C'è scritto in caso di crash fare così e piegarti in avanti, no? E non posso. Non posso, c'è il sedile, non posso. Cioè faccio il... Svieni, sei a posto. Mi infilo, come si fa? Mi devo rompere. Ma infatti, cioè per adesso non ho per niente ansia di andare... Vabbè, al massimo... Cioè, massimo mi cago direttamente lì, però non è che... Ma io ti dico questo, se cade l'aereo muori di infarto e non perché si schianta. Come se ti butti da un palazzo. Che lì l'avevo visto. Muori prima di cadere, di schiattellarti al suolo. Ma io ho fatto l'elettrocardiogramma, andava tutto bene, quindi magari non mi scoppia. Ma abbiamo titolato il sonno, ho dormito anche bene. Faccio un ECG anche adesso. Guarda come ECG'gia. Se lo stai crepando. Tra l'altro continua a dirmi, no, Apple Watch non è pensato per rilevare l'eventuale insorgenza di attacchi cardiaci. No, non li puoi prevedere quello. E c'era bisogno di scriverlo. Metti che uno dice, ma mi ha preso un infarto e l'Apple Watch non ha detto niente. Guarda quanto sono L'ECG lunghi. Non ha rilevato sintomi di fibrillazione atriale. Guarda quanto sono lunghi questi cazzo di cordellini, sono troppo lunghi. Perché non hai visto le mie braghe di Twitch? C'ho le braghe che arrivano al ginocchio, i cordellini anche. Ma che cazzo? Il mese scorso ho preso l'aereo per la prima volta. Turbolenze in aereo, quasi cascato. E la Madonna! Dirottati a un aeroporto militare in emergenza, altro che pillolina. La Madonna, che culo! Grazie a Pagliaccio Maraldi per i suoi 23 mesi, dottore Apple Watch. Dottore Apple Watch? Sì, non mi avevi mica avvertito che mi sta a pigliare un colpo. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Io tornando in Italia con... Grazie al signor Pagliaccio Maraldi. Figa, sì. Non sono arrivato. L'aereo praticamente ha fatto... Stava andando dritto, poi ha fatto... Hanno urlato tutti i suoi, io con una suricata.
Ero già cagato addosso tutto quello che potevi cagare, probabilmente. E poi erano così? E tutti si guardavano, bestia, bestia. Guardi fuori dal finestrino, sai, per sentirti un po' calmo, bianco, in mezzo alla pioggia, alla tempesta, e dici, non sembra una sega. È un giorno bellissimo, guarda. Chupons, ma che superpostazione. Ah, bello, sì, mi ricordo. Che bello che mi sono affossato. Che esperienza mistica, bella. No, adesso mi ha... adesso non posso più tornare indietro. T'ho rotto. Adesso se mi comprimo, se lo faccio al contrario. Starò così, cosa vi devo dire? Quando vuole andare a fare la cacca? Devi cacare? Mm. Allora accendiamo la luce Fabergé lì, il profuma cesso. Non ce li ho gli anni tra WC, non li ho comprati perché non ci ho pensato, tanto non vivo qui. Se ti rileva problemi al cuore, ti fa il countdown di quanto manca. Mr. Muffin, grazie mille, 19 mesi. Scusi signore, dica 18, dica. Perché dice sempre 18? È che era un altro cazzo fa di cazzi sua, 19, 19. Sì, abbiamo la carta da culo della Tempo. Ho comprato quella della Tempo perché era in scontissimo. Ma migliore comunque quella della Conad. Della Conad? Non sono andato al Conad. Quella volta che ho fatto la spesa ero lì per City. Migliore è sempre quella della Conad, quella con le margheritine. Credo sia quella della Conad, non mi ricordo. Però è... No. È spessissima. Non lo so, quella della Tempo è con le celofanate perché stiamo usando la carta igienica che era già in casa. Non so, c'era già, c'era della carta igienica. Non me ne intendo io di carta da culo. Devo guardare il video di Space Valley. L'hanno testato. Già usata, sì. Certo. Sì. Se no non prendevamo la casa. Vabbè, visto che a sto punto noi non dobbiamo raidarti, perché voi non fate la live, chiudiamo un pochino prima, 10 minuti prima, così finiamo la cacca e tutto qua. Cazzo, che sole che sta uscendo! Cazzo, guarda! Incredibile! It's nothing! Ho capito. Allora è impossibile. Ho capito. La carta del culo troppo spesso inquina! Ho capito, ma io mi devo immerdare le dita perché inquina. Scusa. Ma cosa vuol dire che inquina troppo spesso? Era il tuo stomaco? Ma te sei un cagacazzo. No, cago merda tra poco. Allora, ragazzuoli, noi vi salutiamo. È stato un piacere. Stai per dare una testata incredibile, sei pazzo? Sì. Ah! Che stupido. No, sono pazzo. I pazzi fanno ah! Infatti mi chiedo se sono pazzo. È vero. Noi ci vediamo se l'aereo arriva. Da Moro Gatto è tutto. Sì. A voi in studio? Lo studio è questo. Vabbè. A voi a casa? A voi a casa, ci vediamo. Forse stasera vi aggiorniamo, sì, nel caso. Seguiteci sui social come Instagram. Ah, e ricordatevi domani la live dalle 11. Ho già detto. Quando l'hai detto? Mentre tu non mi ricordo dove eri andato. Ah, vabbè, lo diciamo anche in chiusura. Domani la live dalle 11, non dalle 10. Facciamo mezz'ora io, mezz'ora loro. Vabbè, se arrivate alle 11 poi restate e basta. In anteprima Sea of Thieves però, non una live a cazzo. Dal Twitch con? Sì. Andrea Galeazzi per telefonino.net.